oggi nuovo, cosa mangi in un giorno? Introduzione decisamente diversa dal solito. Come vedete sono in macchina e ho una posizione un po' strana perché sto cercando di tenere il telefono quanto più immobile possibile. Comunque sono in macchina perché sto andando a Firenze e andiamo al concerto di James Blunt, che io adoro. Anzi, fatemi sapere se piace anche a voi, lo seguite anche voi. A me piace tantissimo e non vedo l'ora di vederlo questa sera. E questa mattina, tra le tante cose da fare, ho deciso di registrare un nuovo cosa mangi in un giorno, anche perché era veramente da tanto tempo che non ne registravo uno, quindi ho voluto approfittare. E niente, io vi lascio al video e spero tanto che vi piaccia. Iniziamo la colazione con questo porridge all'avena e cacao, buonissimo. Era la prima volta che lo facevo in questo modo e mi è piaciuto davvero tanto. Poi è anche molto veloce da preparare. Inizio quindi mettendo nel frullatore i fiocchi, lo zucchero, la cannella, il cacao e frullo con un goccino di latte. Aggiungo poi il resto del latte, anche il cioccolato a pezzettoni e metto sul fuoco per pochi minuti, meno di 10. Quando inizierà a bollire potete togliere. Ed ecco il risultato, davvero stra buono. Io ho aggiunto anche un pochino di cocco in superficie che ci sta benissimo. Per pranzo ho fatto questa torta salata, avevo delle rape già cotte e quando sono di fretta e devo uscire faccio sempre dei piatti come questi piuttosto che la pasta. Stendo della pasta lievitata, io ho utilizzato quella già pronta, ne ho trovata una biologica alla Carrefour, davvero molto buona. Mi aiuto con un po' di farina e la stendo cercando di mantenere una forma abbastanza regolare e tondeggiante. Poi la vado a mettere dentro una teglia, riempo con le verdure tagliuzzate e condite con un filo d'olio e del sale. Aggiungo anche delle fettine di scamorza, così. E copro con altra pasta stesa. Faccio aderire bene tutto quanto sui bordi e poi taglio via l'eccesso. Adesso semplicemente vado a schiacciare in modo che non esca niente in cottura e vado a oliare leggermente la superficie, così poi diventerà bella croccante. Bucherello, come sempre. E questa va in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. E questo è il risultato, è molto semplice ma anche davvero gustosa. Io sono sicura che molti di voi faranno già qualcosa di simile. Io la adoro anche con i broccoli e le patate. Anzi, fatemi sapere quali sono i ripieni che fate voi di solito se fate queste torte salate. A me piacciono tantissimo anche perché si mangiano molto bene anche da fredde, quindi sono perfette anche se magari mangiate fuori in ufficio all'università. Subito dopo pranzo ho iniziato a preparare la merenda da portarmi, quindi ho messo in un contenitore, quelli piccolini dell'IKEA, un mix di frutta secca, questa è quella della Lidl, e dentro ha un po' di tutto, nocciole, mandorle, noci. Io vado a togliere le nocciole perché non mi piacciono molto. E poi inserisco tutto quanto in una bustina aggiungendo anche dei mandarini. E voilà, in meno di 2 minuti la merenda è pronta e confezionata. Vado ora a pensare alla cena. Ho scelto di fare dei burrito perché, primo, mi piacciono tantissimo e secondo, sono super pratici da portare dietro e anche facilissimi da fare, quindi mi sembrava la cosa ideale per la giornata di oggi. Per prima cosa faccio la cremina di hummus con ceci, yogurt. Un pochino di curcuma, che nell'hummus non manca mai, aceto, olio e frullo. In un attimo ho la cremina pronta, buonissima e fatta. In una padella salto il tofu tagliato a striscioline con un po' di olio, ho messo anche della salsa di soia e vado ad aggiungere adesso delle carotine che ho cotto un pochino al vapore per ammorbidirle. Salto tutto pochissimi minuti, giusto il tempo di far rosolare
tutto quanto. E a questo punto posso farcire una pianina integrale, questa in realtà era i 5 cereali. Metto la lattuga, l'hummus, le carote con il tofu e posso chiudere. Vado a fare la stessa cosa anche con l'altra pianina, una sarà per me, l'altra ovviamente per Giampaolo. E adesso posso confezionare i miei burrito, li vado prima ad avvolgere in un foglio di carta e poi nella stagnola. Voilà! E questi sono subito pronti per andare in borsa, io però vi faccio vedere un attimo l'interno perché meritano davvero, guardate che belli! A me fanno una gola... Mi piacciono davvero tantissimo, poi vario molto anche con le farciture. A volte aggiungo dei legumi, altri tipi di verdure. Niente, sono veramente innamorata dei burrito. E si va, questo è stato l'unico momento di pace perché il resto del tempo ha piovuto sempre a dirotto, però l'importante è che ce l'abbiamo fatta anche se siamo arrivati in straritardo. You let me keep you entertained with stories I'd exaggerate to run untrue. Io spero che mi si veda un minimo, sono entrata in macchina perché dovevo attaccare il telefono e se no la batteria mi andava giù, avevo il 2% di batteria e niente, il concerto è stato bellissimo, ci è piaciuto tantissimo e però siamo arrivati proprio pelo pelo appena in tempo perché abbiamo trovato due incidenti uno dopo l'altro praticamente, abbiamo dovuto cambiare due volte strada e siamo arrivati tardi per questo motivo, quindi non siamo neanche riusciti a cenare alla fine, quindi adesso panzerò, anzi burrito, e torniamo, proviamo a fare tutta quanta una tirata, torniamo subito a casa, quindi adesso mangiamo un pochino la cena e poi torniamo. Io niente, volevo salutarvi così e spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!